però è stata anche forse la peggior mezz'ora della mia gestione, sì. E quindi sicuramente ho impostato male io, non ho toccato le corde giuste. La prima mezz'ora mi assumo io la responsabilità dell'arresto non è sceso in campo, cosa che non è mai successo in tutte le partite che abbiamo fatto. Poi abbiamo cambiato qualcosa già a fine primo tempo, abbiamo ottenuto il palo in un'altra occasione, poi nel secondo tempo abbiamo fatto quello che sappiamo fare, sicuramente non si è stati fortunati. E poi abbiamo incontrato una squadra che ha una grandissima qualità e sapevamo che nei cambi poi poteva trovare quella gamba, qualcosa per chiudere la gara. Sì, è da cancellare il primo tempo, diciamo prima mezz'ora. Per il resto poi la squadra ha fatto, ma in questo momento non ci basta. È vero che stiamo vivendo una situazione molto difficile, però dobbiamo cercare di far quadrato di più e io devo essere più bravo. Ecco, le chiedo se le difficoltà iniziali, l'approccio in un certo senso può aver influito anche quella che è la situazione esterna oppure no? Questo è sempre molto difficile saperlo. Io credo che volevamo fare un primo tempo di un certo tipo, non siamo proprio riusciti a. Cioè abbiamo concesso la manovra troppo facilmente, non abbiamo mai impattato, non li abbiamo lasciati giocare una squadra che ha una grandissima qualità e che effettivamente ha sbagliato pochissimi passaggi, quindi tutto questo non riuscivamo a riconquistarla, come la riconquistavamo non riuscivamo a gestirla e quindi finché non ci siamo messi poi a quattro è stata veramente difficile. Purtroppo stavo chiamando il cambio dei quattro, cioè mettere a quattro un attimo prima c'è stato quel rimpallo e hanno trovato la rete di vantaggio, una squadra così che poi negli spazi ha dei giocatori con una gamba da categoria superiore, senz'altro, quando accelerano sono imprendibili. Ecco, mister, quella che si apre lunedì, chiaramente domani non è una settimana come le altre, il 16 c'è questa scadenza, oggi Matteo non era Ne allo abbiamo vissute stadio, tante però. lo so, però le chiedo se si aspettava comunque la presenza del presidente, questa assenza, come la interpreta? Ma io certo che me l'aspettavo, però hanno detto che non stava bene, quindi sicuramente me l'aspettavo. Spero di sentirlo, quindi gli racconterò com'è andata. C'è fiducia per il 16, onestamente. Ma la fiducia dobbiamo averla finché non c'è la scadenza. Noi saremo lì, siamo qua, le siamo sempre stati. Ci sono tante cose che andrebbero fatte diversamente, questo lo sappiamo tutti. Però finché non arriva la scadenza, noi dobbiamo avere fiducia. Più preoccupato per il campo o per quello che succede fuori? Ma no, è chiaro che è un cane un po' che si morde la coda, sono tutte situazioni che vanno a incidere alla lunga, è normale. Però dobbiamo avere la forza di metterci lì e di fare qualcosa di più tutti quanti, partire da me, dovevamo impostarla in maniera diversa, un po' più di sano coraggio. Ecco, lei ha parlato spesso di resilienza, però no, ogni settimana diventa anche sempre più Sì, difficile ma pensare resta. positivo, no? Ma no, quello è chiaro che ti tolgono i punti, poi perdi la partita, è il risultato poi sportivo che peggiora, ma è chiaro che il risultato sportivo hai meno possibilità di ottenerlo se le cose non sono fatte in una certa maniera, se veniamo da mesi di grande sofferenza, però noi dobbiamo avere la forza di pensare positivo, di lavorare, lavoreremo per migliorare la prima mezz'ora che è contro una grande squadra, perché bisogna dire la verità, forse così c'è stato forse il primo tempo della Viterbese dove abbiamo visto una squadra che voleva determinare il gioco in maniera qualitativa e l'abbiamo subita, come abbiamo subito questa, è chiaro che ci sono delle qualità importanti, però noi dobbiamo avere più coraggio, io devo essere più bravo a trovare delle soluzioni. Sì, io direi che è stata una bella partita anche per chi è venuto a vederla. Noi non abbiamo chiuso la partita quando potevamo e quando dovevamo. Il primo tempo siamo stati padroni del campo, abbiamo avuto tante occasioni per far gol, ma purtroppo ne abbiamo fatte una sola. E siamo andati all'intervallo rischiando di andarci con un pareggio, perché la fortuna col palo di Moscardelli ci ha dato una mano. Secondo tempo abbiamo sofferto, ce lo aspettavamo, l'Arezzo ha cambiato qualcosa, ha giocato molto più offensivo e soprattutto con Cutolo ci ha messo veramente in difficoltà. È stato bravo a volte Vannucchi, anche i pali, i legni ci hanno dato una mano. E poi dopo però piano piano siamo cresciuti, il gol del 2-0 credo che abbia chiuso la partita e poi abbiamo gestito bene, ecco. Però avevamo di fronte una squadra che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà perché
ha qualità tanta e soprattutto davanti. Ecco, qual è stata la svolta del vostro campionato, anche ovviamente dopo anche il suo arrivo in panchina, perché un Alessandria che aveva iniziato molto male adesso ha una striscia davvero importante? Non lo so, io posso solo dire da parte mia che da quando sono arrivato ho trovato un gruppo di ragazzi disponibilissimo, con grandissima voglia di riscatto, si sono messi a disposizione, hanno fatto tutto quello che gli veniva chiesto e quindi non sta a me parlare di quello che era prima del mio arrivo. Dopo il mio arrivo sono molto contento di come la squadra si è approcciata e di quello che è riuscita a portare in campo, e i risultati ci stanno dando ragione. Siamo consapevoli che stiamo entrando adesso nel clou della stagione, quindi la strada è ancora lunga, però i presupposti per continuare a far bene ci sono tutti. Sei un avversario, insomma, un brutto cliente, chi affronterà l'Alessandria playoff? Sì, adesso intanto siamo stati bravi a rientrarci di diritto e siamo nelle prime posizioni. Adesso abbiamo anche la Coppa Italia, mercoledì giochiamo, quindi insomma cerchiamo di sfruttare tutti i modi possibili per ottenere le migliori posizioni, poi se saremo così bravi da entrarci venderemo cara la pelle. Siamo consapevoli di arrivare da una rincorsa, le rincorse sono faticose sia dal punto di vista fisico che mentale, però i ragazzi stanno reagendo bene, ho una rosa ampia, quindi ho anche la possibilità di cambiare. Stiamo lì e speriamo di dare fastidio a lungo. Beh, è evidente che abbiamo fatto un grave errore, perché regalare mezz'ora agli avversari, un avversario di qualità così grande, chiaramente ci ha penalizzato. La penalizzazione è stata il gol, perché veramente arrivavamo tardi sui loro appoggi e non riuscivamo a fare ciò che avevamo provato in settimana. Stiamo veramente affrontando un periodo in cui ci siamo mentalizzati per ciò che sono le situazioni attuali e abbiamo affrontato la settimana pensando di poter fare un primo tempo diverso da quello che abbiamo fatto. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma sono una persona che, ve lo posso assicurare, non cerco alibi in nessuna cosa. E abbiamo sbagliato, ci assumiamo le responsabilità e andiamo avanti. Io non sono frasi fatte quelle che dico, ma purtroppo in questo momento ciò che viene da dire a qualunque persona che sta affrontando questo periodo è che bisogna stare zitti, testa in bassa e lavorare. Ciò che il mister, il nostro mentore ci sta insegnando. Noi affrontavamo un avversario di qualità e dovevamo evitare determinate cose, ciò non è avvenuto e siamo riusciti a chiudere il primo tempo cercando di portarla almeno al pareggio. Mosca ha preso un palo evidente che magari poteva andare dentro, ma in questo periodo tutto ciò che sfiora il palo per gli avversari va dentro, tutto ciò che sfiora il palo per noi va fuori. È un periodo così, non troviamo alibi, continuiamo ad andare avanti, siamo più che positivi e cerchiamo veramente di portarci la fortuna dalla nostra parte. Secondo tempo siamo ripartiti alla grande, abbiamo avuto tante occasioni e questa è la grande squadra che affrontiamo, perché una grande squadra che affronti non ti fa fare gol e poi ti punisce nella disattenzione difensiva che abbiamo avuto noi. Ecco Alessio, questa che si apre non è una settimana qualunque, c'è la scadenza ovviamente del 16, oggi Matteo non era allo stadio, come state vivendo questo momento in attesa poi di quello che sarà? Noi dal primo giorno di ritiro, che sapevamo onestamente che la situazione societaria non era stabile, abbiamo sempre cercato di far quadrato e ci siamo tutti quanti racchiusi davvero dentro lo spogliatoio cercando di lavorare il più possibile. Non ci prendiamo in giro, questo magari a volte non ti si riesce bene, perché magari determinate cose ti possono un po' stabilizzare, però noi siamo forti e stiamo cercando di fare gruppo per cercare di superare il periodo che ci sta capitando, ma a livello di campo. Ciò che riguarda a livello societario e tutte le altre cose c'è chi spetta a decidere. Abbiamo un presidente che ha il nome di Marco Matteoni e lui sta risolvendo con tutte le sue forze i problemi. Noi attenderemo la scadenza, se non sarà quello continueremo a fare ciò che siamo ciò che in questo momento dobbiamo fare, ovvero pensare al campo, pensare all'allenamento, pensare a dare la gioia ai nostri tifosi, a cui ho fatto un plauso veramente, perché in questo periodo sono davvero le persone che ci stanno dando una mano con il supporto, con il tifo. Oggi anche per 98 minuti hanno cantato e si sono sgolati per darci una mano e purtroppo non siamo riusciti a dargli questa gioia. Noi lavoriamo tutta la settimana per cercare di dare una gioia alla gente di Arezzo, in questo periodo ci sta dando veramente una grande mano. Sì, abbiamo cominciato col primo tempo un po' così così, abbiamo sofferto abbastanza nella prima mezz'ora, sono arrivati in area spesso e siamo stati un po' sfortunati nel primo gol,
poi nel secondo tempo siamo tornati in campo molto meglio e abbiamo avuto tanta sfortuna beccando un palo con Nello, poi anche al primo tempo un altro palo con Mosca. Diciamo che siamo stati tanto sfortunati, peccato per la prima mezz'ora che l'abbiamo un po' buttata via. È chiaro che i numeri sono anche abbastanza impietosi, un solo punto nel 2018, 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. Come si può provare ad uscire da questo momento tenendo conto anche di quella che è la situazione esterna, societaria, che sicuramente non vi aiuta? Ma guarda, io sono arrivato da poco anche. Questa squadra lavora tantissimo, noi lavoriamo tantissimo giorno per giorno per migliorare, quindi secondo me questo è l'importante. Ogni giorno nel campo noi cerchiamo qualcosa in più e siamo sicuri che i frutti verranno fuori.